Ciao amore, amore, finalmente oggi c'è una bellissima giornata, siamo arrivati in Sardegna da 2 giorni No, tre. e oggi è il terzo, sì, il primo giorno ha piovuto tantissimo, ieri abbiamo fatto dei lavori e oggi andiamo al mare, eh? La giornata è stupenda, aspettiamo che si svegli anche la principessa e papà e poi pranziamo e andiamo subito al mare, va bene? Tu sei già attaccata al telefono? Sì. Sei già con la tua amica Roby? Oh, che carina! È venuta in vacanza con noi la Roby? Però non ha pagato il biglietto. E com'è possibile? Ha viaggiato gratis. Ma che fortuna questa Roby! Buongiorno, buongiorno signorina, ti sei svegliata? Ti sei svegliata? E non fai colazione? No? Non hai fame? Va bene, però ragazze, non iniziamo coi cellulari dal mattino, eh? Dai, solleviamoci dal letto, che lo chiudiamo e ci prepariamo. Adesso non so se andiamo al mare subito o dopo pranzo, va bene? Ani, guardami. Buongiorno. Ani, torniamo a casa? Vedere un po', fatti vedere. Che bellina! Ma sembri una sirenetta. Sei pronta per andare al mare? Brava! Adesso metto questo e le ciabatte sono pronte. Dai, e poi vediamo quanto sei bella, ok? Vediamo un po' questa signorina, ma è fantastica. Attiva ancora, è l'ultimo anno, per andare solo al mare perché è troppo corto, ok? Andiamo a vedere Lavane e andiamo al mare per la prima volta. Ma secondo me l'acqua è molto fredda, perché il tempo non è. Oggi c'è il sole, ma è stato brutto in questi giorni, quindi l'acqua potrebbe essere fredda. Andiamo a vedere com'è. Mettete in ordine il letto che dobbiamo andare. Se non mettete in ordine il letto, io non vado da nessuna parte perché oltre a voi due, a vostro padre in vacanza ci sono anch'io. Quindi io ho fatto la mia camera, ho ritirato i panni che ho lavato, steso, ritirati. Inutile che sbadigliate. Alzate le ciappette e fate il letto. Dai, Vane, su, aiuta tua sorella. Fatemi vedere, sto costumino. Bellino, Ragazzi, primo giorno di mare. Pensavo non ci fosse nessuno e invece è pieno il parcheggio. Apriamo, mettiamo Ah, è pieno, guardate quante macchine, guardate. Madonna, secondo me dopo non troviamo più la nostra. Mamma, secondo me dopo non troviamo più la macchina. Ti ricordi quella volta? Non la Quale? trovavamo più la macchina. Ma ti ricordi che qua a Santiodoro tutte le macchine sono uguali alla nostra? Nel parcheggio c'erano 15.500 grigie. Erano tutte uguali e non sapevamo qual era. Proteggersi. Anastasia, è inutile che metti i braccioli perché ti devi prima mettere la crema e poi li dobbiamo gonfiare a meno che tu non li voglia mettere sgonfi. Ninetta? Cremina? C'è un bel venticello. Cosa ti gonfio? La crema? Quella lì non è quella. Ascoltami Anastasia, quella lì è la crema dopo sole, non è quella da mettere adesso. Adesso la prendo io, aspetta un secondo che aiuto papà. Sei felice, amore? Bellina, amore mio, che non voleva venire in vacanza lei. Vanessa, che voleva stare con le amiche. Brava Vanessina, riempi tua sorella di crema. Te l'ho messa nei capelli, capelli. Dai, stasera laviamo tutto, tutta. Sara, siete pronte? Sei sicura di esserti messa abbastanza crema? Andiamo. Com'è? Super ghiacciata? E beh, bella freschina, eh! Occhio bimbe, perché l'acqua è ghiacciata, state attente! Papà è andato, io no! Allora, com'è l'acqua? Non mi schizzate! Com'è? No, Vane, dai, per favore, lo sai che non posso! Com'è l'acqua? È bella, vi siete ambientate? Fa freddo? C'è aria? Non hai freddo adesso che sei bagnata? Allora, decidete quando mangiare, perché dopo mangiato in acqua non si può più entrare, eh? E però poi non entri, lo sai? Giochiamo un po' sulla sabbia? Vieni a mangiare anche tu, dai! E dopo giochi un po' sulla sabbia, perché dopo mangiato subito subito non si può entrare.
panino. Un pochino, guardate che vento, cucciolini. Guardate l'asciugamano bellissimo di Vanessa della Sardegna. Asciugatevi, poi mangiamo il panino. Pausa paninazzo. Buono? Quello che piace a te, Vane, vero? Mangiare il panino al salame in spiaggia. Amore, hai freddo? Vai al sole e metti l'abitino, eh? Però andiamo al sole, ti sposto, così si asciuga anche, ti si asciuga anche il costumino. Va bene? Sì, però vai al sole anche, ok? Tu vai nel freddo? Pochino? Vai, mettiti al sole. Ani, stai morendo di freddo, lo vuoi mettere l'abitino? Ma perché no? Come? Hai sete? Tutto ok? Ti porto anche l'abitino insieme all'acqua? Dai! Se ti ammali non possiamo più venire al mare, ok? Ani, io e Vanessa andiamo a prendere il caffè al bar. Non ti allontanare. Ma io dobbiamo fare questa cosa dove io... Sì, tu impasta, che stasera facciamo la pizza alla sabbia. Non ti devi allontanare da papà. L'acqua. Dove vai? Ecco, vai a prendere l'acqua e torna, dai. Non ti allontanare da papà, eh. Andiamo. Aspetta un secondo, per favore. Allora io vado. Capito? Se ti allontani dillo a papà, va bene? Rispondimi. Sì. Andiamo a berci un bel caffè io e te. Come lo vuoi tu? Schiumato? Macchiato? Con la Nutella? Vane, quel ghiacciolo, vuoi prendere i soldi? Chiedilo. Chiedilo anche a Dani. Ghiacciolino preso. È quello lì che dicevi tu dell'anno scorso? Con i semi lì dentro, con la frutta fresca. Brava, buono. Ani, questo ghiacciolo alla menta non c'è, però c'è il ghiacciolo normale alla menta. Lo vuoi o aspettiamo, che ti sei appena mangiato un panino quasi? Aspettiamo. È pronto l'impasto per la pizza? No, perché dobbiamo mettere la sabbia, devo formare le polpette. Ah, facciamo quindi le polpette stasera a cena? Io non ho cucinato niente, mi avevi promesso che cucinavi tu. Va bene così? Bene, bene. Oh, cena pronta stasera. Metti la lingua nel buco. Allora, facciamo, noi prendiamo un po' di questa. Quando abbiamo finito, prendiamo un po' di quella, schiacciamo tutto e mettiamo tutto il cibo. Ah, lo teniamo al caldo. E poi prendiamo anche questi e li mettiamo dentro. Se no, non può essere già bagnato e sarà un po' caldo. Allora mettiamo anche... Ti danno fastidio. Ho capito. Così, fantastico. Vediamo un po'. Così dopo mettiamo questo. Sì. Andiamo. Foglia. Ho capito tutto. E poi le mettiamo al caldo sotto la. E le mettiamo al caldo, ok. Vai Vane, fai il castello. Un po' che non esca. Non fa niente. Pronti? Hai messo sabbia mista, bagnata e asciutta? Sì. Mizzega! Boh, quel poco che era uscito l'hai messo. Sì, sotto ho messo troppa acqua bagnata. Bagnata o asciutta? Facciamo le dici? Polpette. E riproviamo. No, le polpette. Facciamo le polpette, dai. Amore, vai a lavare tutto? Così andiamo a casina? Metti tutto nella rete, poi sai cosa devi fare? Sì. Cosa? Devo mettere la rete sotto l'acqua. Più di una volta. Lo fai scendere, lo sollevi finché è tutto pulito, va bene? Però prima di tutto secondo me ti devi vestire. Così poi appena l'hai fatto andiamo, ok? No. Sì, perché poi si sporca di nuovo, tesoro. No, io poi mi sciocco. Amore, prima ci prepariamo noi. L'ultima cosa che facciamo è pulire i giochini. Altrimenti poi dove li metti? Nella sabbia. Nella sabbia si sporcano ancora. Giusto? Bimbe, state facendo la doccia? Brave. Avete bisogno della spazzola? No? Mettila sul dondolo. Cosa? Ma non vi serve la spazzola per pettinarvi sotto la doccia? Tirate fuori una mano. Ciao. Adesso la vado a prendere. Dov'è? Fa vedere. Mamma, tu questa fobia degli insetti, Vanessa? È un insettino, non ti fa nulla. Amore, aperitivo? Eh?
E cosa mangi? I prodotti sardi, il pane carasau, il pecorino in crema, un salame buonissimo che troviamo solo qua. Come stai? Stai un po' meglio? Sei stanca oggi? Dopo andiamo ancora a cena. E poi stasera mammina e ci riposiamo. Primo giorno di mare, ti è piaciuto? E oltretutto io pensavo che l'acqua fosse fredda, ma nel tardo pomeriggio, quando stavamo venendo via, era molto calda. Si stava benissimo. Che succede, amore? Non ti struzzare. Ma no, non è piccante. È il pepe. Hai mangiato il pepe. Oh, tutto ok? Tutto ok? Hai bevuto? Mi prepari un pane carasau con la crema al pecorino che amo tantissimo e che mangio una volta all'anno quando vengo qua. Anche a me piace. Anzi, non è vero, perché noi portiamo a casa anche il pane carasau e la crema al pecorino. Portiamo tantissimi prodotti sardi che mangiavo durante l'anno. Però mangiarli qua si gustano diversamente. Vieni. Grazie, amore! Allora, per completare la prima giornata al mare, dove siamo? Dove siamo, Vane? Nel nostro ristorante preferito di San Teodoro, che come si chiama? La vecchia metro. La pizzeria. Sì, e qua si mangia benissimo. Cuccioline e cucciolini, se vi piacciono le cozze, venite assolutamente la pizza, ma soprattutto le cozze, perché loro veramente ne fanno di speciali e di tutti i gusti. Venite alla vecchia metro. Dove? In Sardegna. Dove? A San Teodoro. Yes. Questa è l'insegna del nostro ristorante preferito. Quindi venite in Sardegna, San Teodoro, la vecchia metro, pizzeria. A mangiare. Allora, sembra che stiamo facendo una pubblicità, in realtà non la stiamo facendo. La stiamo facendo ma perché veramente si mangia bene, ma nessuno ce l'ha chiesto. E adesso vi facciamo vedere anche la pizza come si presenta bene. Assaggio se questa capa va bene. Com'è? Sì, abbastanza gasata al punto giusto. Ecco Anastasia che mangia la super pizza buonissima del ristorante. Com'è, amore? Cioè, buona. È buona, vero? Tu mangi solo questa quando veniamo qua. Invece papà ha preso le cozze, ragazzi, che sono una favola. C'è un profumo, ve lo vorrei trasmettere, ma non posso. E per Vanessa una pasta tipica sarda, che sono i malloreddus alla campinadese, cioè col sugo della salsiccia sarda, buonissimi. E che li faceva sempre la nonna Lella. Tu li vuoi assaggiare? Bimbe, siamo tornate a casa. Avete mangiato bene in cozzeria? La tua pizza era buonissima e anche la tua pasta. Hai sonno, lo so. Oggi è stato il primissimo giorno di mare. Adesso andiamo a fare la nanna e ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao! Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!